In questi giorni stiamo assistendo a un sacco di rivolte in molte città d'Italia. Saccheggi, atti di vandalismo, distruzioni inspiegabili. Un sacco di tifosi violenti escono per le strade, scendono nelle strade, rompendo la quarantena, ma anche cittadini comuni e poi politici, giornalisti, opinologhi o opinologi, comunque vogliamo dirlo. Io da giorni volevo fare un video su questo, ma siccome sul mio canale di YouTube, Santen Chan, quello principale, non quell'altro sul quale troverete poi salvata questa traccia, questo podcast di Spreaker, ho già programmato un sacco di premiere fino alla fine di novembre. Allora, non avevo spazio per inserire un nuovo video in tempi corti, a meno di non riprogrammare tutte le date. Ed è per questo che ero restio a trattare il tema, perché ho già programmato un sacco di video. Li ho già caricati e devono uscire a date prestabilite, programmate. Ma siccome soffro di insonnia, a mezzanotte decido di fare questo radio podcast. Non lo faccio in diretta perché tanto in Spreaker nessuno segue le mie dirette, o una o due persone. Poi a quest'ora di sicuro nessuno. C'ho 600 iscritti, meno che in YouTube, ma anche perché ho trascurato Spreaker. Allora, riprendendo il tema, perché voglio fare tutti e 15 i minuti. A che punto siamo arrivati? A che folle irrazionalità? Questo mi fa ricordare un romanzo di Gabriel García Márquez, L'amore ai tempi del colera. Ed io direi, la razionalità ai tempi del Covid-19, dove è andata a finire? Lo spirito di sopravvivenza che anima ogni creatura ai tempi del coronavirus. Dov'è andato a finire? Ma siamo tutti così psicologicamente vulnerabili, così rutinari, così attaccati al tram tram, alle consuetudini, alle abitudini, che non possiamo fare a meno dello spritzel, dell'aperitivo, delle 10 del mattino, delle 6 del pomeriggio, hanno tutti riscoperto l'importanza di cenare fuori con gli amici tutti i giorni. Ma che è questa storia? Ma prima io conoscevo un sacco di persone qui a Casal Palocco che neanche nella stessa Casal Palocco uscivano a cenare, era tutto caro. No, no, facevano, no? Dandosi le arie del tirchio. Io non ceno fuori, guarda che prezzi, guarda che roba, guarda qua, guarda là. Stavano a criticare, non andavano neanche nelle terrazze, o a Lazza, o a Ciglia, in trattorie alla mano. Adesso che inizia, sta per iniziare l'inverno, a autunno inoltrato, e vogliono andare, la miseria, vogliono andare a Ostia Lido a mangiare, vogliono andare nel centro storico di Roma, non qua a Casal Palocco, non nel Lazio, non a San Giorgio di Acilia, vogliono andare, capito, ai Castelli Romani.
A cenare? Neanche a pranzare, che sono lontano? A Grotta di Papa? A Castel Gandolfo? A Pomezia? Ma che ci vai a fare a Pomezia, che è pieno di disoccupati? Le fabbriche poi già erano chiuse prima, fallite, e adesso stanno chiuse con il coronavirus. Tutti gli impiegati in strada, gli extracomunitari se ne sono ritornati nei loro paesi, che si sta meglio che da noi addirittura, perché qua c'è meno lavoro. Ma vogliono andare addirittura a Pomezia a mangiare nella via Roma, che è la via principale, se non mi sbaglio, di Pomezia. Ma dico, ma cosa sta succedendo alla gente? Vabbè che la gente è cambiata molto negli ultimi 20-30 anni. Adesso ci sono persone di 20-30 anni che quando io avevo 20 o 30 anni, quelli della mia generazione eravamo diversi, ragionavamo in un altro modo. Adesso veramente non mi riconosco nel paese alcune volte, ma già da tempo. Quelli che hanno adesso 20 o 30 anni sono diversi da quelli della mia generazione, almeno ai miei tempi, addirittura quando io ero adolescente, avevo 10-15 anni. Le persone di 20 o 30 anni erano differenti. E poi quando io ho avuto 20 o 30 anni ero comunque differente dalle persone che hanno 20 o 30 anni oggi. Vabbè, tutto cambia. Ci si adatta a tutto. Ma a tutto c'è un limite. Adesso per carità, io capisco. Stare in un appartamento, magari un monolocale, con famiglia, in affitto, con bambini che non possono andare a scuola e così non si sa che fare, senza lavoro, senza soldi, e che ci si vuole andare a sfogare prendendo un aperitivo. E la gente non resiste tutto il giorno in casa, lo capisco. Ma bisogna mettersi in testa che finché non c'è un vaccino o una cura, l'unica cura è il distanziamento e la mascherina. E invece no. Vengono fuori i cospirativi, i cospiranoici, a dire, già ne avevamo avuti di questi ultimi anni, io ho fatto dei video ironici, cercate nel mio canale Terra Piatta, Scie chimiche. Ho fatto tanti anni fa dei video umoristici sul tema, non ne ho fatti molti perché così li ho fatti con il mio vecchio tablet quando ancora funzionava e sono stati gli ultimi video che ho fatto con quel tablet. Comunque, in molti hanno visto quei miei video sarcastici e credevano che io parlassi sul serio. Adesso, come se non bastasse, invece, molte persone guardano quei video e mi danno ragione, non capiscono le mie raffinate battute. Certo, Santen Chan, commentano, o mi scrivono in altri social. Hai ragione, la terra è piatta. È quadrata, è cubica ed è anche cava allo stesso tempo. Credevo che mi prendessero in giro. A quest'ora sono un po' stanco. Ma non è così. Non è così. Dunque, vediamo, non ho l'orologio, ma dovrebbe essere l'una. Non è così perché poi mi hanno scritto, poi mi hanno mandato dei messaggi in Instagram in privato, direct message, dicendomi, argomentando
in modo da darmi ragione, che c'avevo ragione sulle cose che avevo detto, perché erano razionali, cioè non hanno colto la sottile ironia, sarcasmo, caricatura di quei temi. E allora io mi domando, persone che sanno utilizzare internet, che sanno leggere, ma leggono male, leggono libri complottisti, libri dei cerchi negrani, degli UFO, del paranormale. Persone che credono appunto nella terra piatta, che addirittura la CIA nasconde all'umanità che la terra è piatta. Ma dico, ma è da secoli che si sa che la Terra è rotonda. Addirittura nell'antico Egitto e nell'antica Grecia sapevano che la Terra era rotonda. Hanno fatto delle misurazioni. E allora i complotti sono millenari. Che c'entra la CIA? La CIA ha quanti? Ha meno di 50 anni. Cioè, svegliatevi gente. Ma che cavolo leggete in internet? Ma cercate argomenti seri. Ma a scuola studiate solo per prendere 6 e perché vi diano un pezzo di carta? O vi ricordate le cose che leggete a scuola? Oppure credete che anche l'istruzione fa parte del grande complotto? Che Big Pharma, la CIA, le corporazioni condizionino gli studenti con dei libri di scuola che dicono solo bugie? Perché in questo caso mi spiace dirvi che siete degli importanti malati, cioè non può essere. E adesso fra i complotti si inventano delle crapule sul Covid-19, che no, che non esiste, che è un complotto, oppure che esiste. Ma non si muore di Covid. Nessuno è mai morto di Covid. Ma mizzica. E allora tutti quelli che stanno interrando, perché non c'è altro modo di dirlo, e di che cosa sono morti? Ah, ma è un'influenza. Ah, e allora il Covid-19 è un'influenza. Ma che cambia? Allora è un'influenza che uccide, ma è sempre mortale. Io mi ricordo che già da anni dicono in internet che l'AIDS non esiste e che non si muore di HIV. Grazie al cavolo. Ma con questo che cambia? Usa il profilattico, non che mi vieni a dire, ah, a me non me ne frega perché non si muore di HIV. L'HIV è un sindrome. Questo significa che non è una malattia di per sé, ma un complesso di malattie che ti uccide. Quindi dire che un sindrome direttamente non uccide è una grande scoperta, no, che qualcuno fa adesso. Ma comunque un complesso di malattie differenti fra loro ti uccidono. Quindi, cioè, rigira la frittata come vuoi, ma l'HIV uccide, esiste l'AIDS, anche se è un sindrome e non una malattia di per sé, così come esiste il Covid-19, anche si può morire di un raffreddore stagionale, di un'influenza. Ma io continuo a non uscire di casa, se non strettamente indispensabile, e poi a indossare la mascherina. E per nulla al mondo andrei a mangiare fuori, se evitabile. Allora vi lascio perché sto raggiungendo i 15 minuti e io ho un piano gratuito di Spreaker. Vi ringrazio di avermi seguito qua in Spreaker e di seguirmi poi in YouTube nel mio canale Spreaker Radio Podcast of Santen Chan. E poi vi ricordo che nel mio canale principale Santen Chan ci sono moltissime premiere in fase di programmazione. Guardatele e commentatele, grazie. E diffondetele, condividetele.